Ciao a tutti e ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andiamo a preparare le passerelle con la panna montata. Adesso sentirete un po' di rumore, ma è la mia lavatrice, non vi preoccupate. Allora, gli ingredienti che vi servono sono 150 g di farina, 100 g di burro, un pizzico di sale, 100 ml di latte, 100 ml di acqua, poi ovviamente, questo non c'entra niente, la sac à poche. Allora, io il beccuccio che andrò ad utilizzare sarà questo. Ovviamente, se lo avete più grande è meglio ancora. Allora, il procedimento è un po' come quello per i bignè fatti in casa. Quindi andiamo a mettere il latte, l'acqua e il burro e lo facciamo sciogliere con un pizzico di sale. Una volta che è sciolto ed abbollito, andiamo ad aggiungere i 150 g di farina, dove qui dobbiamo andare a formare ovviamente una palla e quando poi noterete nel fondo della vostra pentola che comincia a crearsi una patina, allora sono pronti. E mi sono dimenticata di dirvi che ci occorrono 4 uova, quindi una volta che poi l'impasto è pronto lo facciamo raffreddare. E non so se vi farò tutti i passaggi perché sennò viene un pochino troppo lungo. Comunque adesso ci vediamo sicuramente dopo quando ho diciamo formato la famosa pallina delle nostre passerelle. A dopo. Eccomi qua, la mia pallina è fatta, io adesso l'ho aperta un pochino e la farò raffreddare ovviamente. Arrivati poi al completo raffreddamento andrò ad aggiungere 4 uova, mi raccomando, uno alla volta. Non preoccupatevi se all'inizio vedete che il vostro composto sarà un po' non omogeneo, ma vi posso garantire che all'ultimo uovo verrà la consistenza della crema disidrata. Non ve l'ho diciamo filmato perché era abbastanza impossibilitata in questa parte perché avevo paura che comunque il cavalletto insomma, mi si spostasse e ho evitato di creare dei pasticci, insomma. Ovviamente io poi li andrò a guarnire con la panna fresca liquida e però vi posso dire che io poi ci andrò ad aggiungere anche questa perché ho trovato che è molto valida e la panna rimane veramente compatta e insomma vengono veramente bene. Comunque ci vediamo dopo, adesso facciamo raffreddare e ci vediamo poi per i prossimi. Allora, eccoci qua, ho saltato questo step perché ero impossibilitata a filmare. Comunque io volevo dire che io una volta che ho fatto raffreddare l'impasto ho praticamente aggiunto 4 uova uno alla volta e questo è il risultato che dobbiamo praticamente ottenere. È una consistenza un pochino con ma non vi mettete paura perché una volta che poi adesso lo andremo a mettere dentro la sac à poche quando poi insomma andrà in forno vi ricrederete, ecco. Allora, detto questo, volevo dirvi che io ho il forno elettrico e l'ho utilizzato con l'impostazione statico perché non ho quello ventilato. Allora, vi posso dire che con il forno statico sono 190 gradi per 40 minuti. Mentre ventilato sono 180 gradi, sempre più o meno 35-40 minuti, questo poi vi regolate. E una volta poi che ovviamente sono fatti, mi raccomando, il forno, socchiudetelo, vedete un po' come riuscire ad aprirlo, non tutto, perché sennò poi dopo vi si sgonfieranno, li lasciate dentro più o meno un quarto d'ora. Poi li fate freddare e poi li andiamo a riempire e poi ci vediamo alla fine con l'ultimo step, quello di montare la panna. Ovviamente potete utilizzare quella classica o quella vegetale o quella che volete. Io utilizzerò mezzo litro di panna con 2 cucchiai di, come si chiama? 2 cucchiai di zucchero e niente. Allora ci vediamo dopo.